Oggetto numero 7, interroga Bettarelli, replica consigliere Fora, giusto? Quindi, oggetto numero 7, prego consigliere Bettarelli. Sì, l'interrogazione che avevamo annunciato ormai prima della pausa estiva trova una modificazione a seguito poi dell'iter che ripercorrerò ed è ovviamente in merito alla sospensione del bando USL Umbra 2, procedura aperta per l'affidamento dei servizi di assistenza residenziale, semiresidenziale e domiciliare destinata a diverse tipologie di utenti dell'azienda USL Umbra 2. Una gara di un importo pari a 54 milioni, la cui bontà avevamo unitariamente come minoranza in regione, ma anche attraverso tanti rappresentanti nelle istituzioni e soprattutto rappresentanti dei lavoratori e delle cooperative, avevamo denunciato la non bontà della gara, della procedura, ma non l'avevamo denunciata, come dire, a caso, ma a fronte del fatto che appunto una procedura pubblicata il 27 giugno 2023 non teneva minimamente conto di tutti gli atti votati, tra l'altro anche all'unanimità, da questa assemblea, e penso in particolare alla delibera 163 dell'assemblea appunto legislativa del 13 luglio 2021, in cui, leggo testualmente, risulta necessario che le amministrazioni pubbliche sottopongano ad attento controllo e verifica le procedure tramite le quali vengono affidati i servizi sociosanitari al fine di verificare la qualità dei servizi stessi erogati alla cittadinanza e alle persone fragili e la qualità del trattamento dei lavoratori coinvolti, il rispetto dei contratti nazionali, delle procedure legate alla sicurezza del lavoro, della tutela minima e funzionale a garantire una qualità e una dignità del lavoro e dell'occupazione stessa. E soprattutto è ancora più cogente per gli appalti che riguardano i servizi sociali, sociosanitari, sanitari ed educativi. Fondamentale non utilizzare formule legate al massimo ribasso, sia nella lettera che nella sostanza, per tutelare la qualità dei servizi stessi, oltre che la qualità del lavoro. Questo era uno degli atti che abbiamo votato, l'abbiamo poi, ne abbiamo riparlato nell'atto 1518 come proposta di legge qualità del lavoro e dei servizi di welfare, anche questo in fase di elaborazione, e fatto sta che la gara pubblicata dall'USL Umbra 2, a nostro avviso, non rispondeva a questi requisiti. C'è stata un'ulteriore evoluzione a seguito della conferenza stampa che abbiamo fatto insieme a Spoleto, in cui sembrava che fossimo dei pazzi, ad usare un termine morbido, rispetto alle considerazioni che il dottor De Fino ha fatto in replica alla nostra conferenza stampa, in cui sostanzialmente il titolo delle dichiarazioni è tutto regolare, quindi le dichiarazioni erano che tutto quello che era stato fatto sembrava essere ovviamente a norma, ma soprattutto essere corretto e forse anche insomma, con una copertura politica, immagino, perché insomma il direttore che ci risponde a stretto giro dicendo che va tutto bene, forse una copertura politica l'aveva, forse, e invece è insomma successivo alle dichiarazioni di De Fino un avviso di sospensione. Quindi questa procedura che era fatta così bene, così regolare, invece è stata sospesa. Bene, bene, bene la sospensione, e per concludere, lasciare poi spazio anche alla replica del consigliere Fora, e quello che ci interessa a questo punto, fatte salve, come dire, le polemiche relativa al fatto che se denunciamo in maniera seria e costruttiva delibere, atti di consiglio alla mano, procedure che a nostro avviso non sono corrette, forse ce n'era un motivo. Quindi è nostro interesse sapere quali sono i motivi che hanno portato alla sospensione e soprattutto, questo veramente ci interessa, capire insieme se ci sono le condizioni per riprocedere con un avviso che finalmente risponda alle esigenze che hanno i lavoratori, che hanno i fruitori, gli utenti del servizio, e che risponda a tutte le considerazioni che abbiamo votato all'unanimità in questo Consiglio. Prego, Assessore, per la risposta. Grazie, Presidente. Allora, tanto per assicurare, la gara è stata sospesa e verrà ritirata.
È stata data appunto all'ufficio preposto di concludere la direttiva, di concludere l'attività di revisione entro il mese di novembre 2023. La volontà appunto di questa, della direzione strategica, è l'emanazione di una nuova gara unica per, no, non più per suddivisione dell'area nord e sud. Ci saranno individuati specifici lotti trasversali su tutto il territorio aziendale, ed in particolare l'8 disabili adulti, l'8 minori, l'8 pazienti psichiatrici e l'8 anziani. È chiaro che l'affidamento in esito alla nuova procedura avrà una gara di durata pluriennale. Le procedure saranno pubblicate entro il 31 dicembre 2023. Come già riferito nelle precedenti note, ci si atterrà in maniera stretta al nuovo codice degli appalti e alle direttive dell'Assemblea regionale, oltre che la normativa vigente tutta. Si comunica infine che il lotto relativo alla gestione diretta delle residenze protette avrà una procedura particolare che avrà attenzioni altrettanto particolari, in maniera da evitare quelli che sono stati gli errori che fin qua sono avvenuti. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere Bettarelli per la replica. Ah, Consigliere Fora, mi scusi. Niente. Allora, io evidenzierei un dato oggi che è anche molto positivo, ritengo. Di solito quello che succede in Consiglio regionale rispetto all'approvazione di mozioni, interrogazioni, atti rimane al 90% quasi sempre totalmente inevaso. E invece oggi c'è da registrare una notizia positiva, e cioè che a fronte di un'azione iniziata dalla minoranza con, ricordo, almeno 2 mozioni, 3 interrogazioni fatte, 2 dal sottoscritto, 1 dal collega Bettarelli, 1 conferenza stampa fatta da tutti i consiglieri di minoranza e un atto approvato all'unanimità da tutto il Consiglio regionale, nonostante tutto ciò fosse stato disatteso dalla direzione territoriale dell'ASL, la politica ha vinto. Evidentemente la politica ha vinto, questo credo che sia una buona notizia per la politica, per la comunità regionale, per i lavoratori delle cooperative sociali, per gli utenti, tanti che usufruiscono dei servizi in quel territorio. E eviterei tutta diciamo così, il commento del ve l'avevamo detto, ma perché è evidente, l'assessore mi pare anche con estrema franchezza e con estrema trasparenza l'ha in maniera chiara definita questa cosa. Mi pare una buona notizia che non si lavori più per differenziare 2 territori dei quali uno aveva delle tariffe dei servizi e l'altro ne aveva altre più basse, cosa che avevamo evidenziato in maniera chiara. Mi pare che in maniera chiara oggi ci sia un impegno a ribandire la gara attuando gli indirizzi del Consiglio regionale rispetto del codice degli appalti per non diciamo così risparmiare sui servizi alla persona. Quindi direi che oggi è una buona notizia per la politica tutta. Io mi sentirei di raccomandare all'assessore Coletto che il metodo con il quale si è arrivati a questa determinazione per il futuro possa essere, diciamo così, messo a sistema in maniera preventiva. Ecco, e non per recuperare percorsi che evidentemente le aziende sanitarie ritengono di svolgere in autonomia, come è stato chiaro che è stato fatto in questo periodo, per poi riconsiderarle alla luce della programmazione regionale. Ci sono altri temi su cui poi, proprio durante la giornata di oggi, personalmente reinterverrò nell'illustrare una mozione che attiene sempre ai rapporti fra regione e aziende sanitarie, ma
mi preme evidenziare il metodo, e cioè una maggior regia e coordinamento fra la regione, che è l'ente di indirizzo della programmazione, e le aziende sanitarie, che evidentemente faticano in maniera evidente in alcuni casi a sentirsi dentro un quadro di programmazione condivisa. Grazie consigliere, passiamo all'oggetto numero 8, progetto pilota per l'istituzione della figura di ostetrica di famiglia. Prego consigliere Porzi, si tratta di un'interpellanza. Sì, ho utilizzato lo strumento dell'interpellanza previsto dal nostro regolamento per presentare questa proposta di progetto pilota per l'istituzione di questa figura di ostetrica di famiglia o di comunità e per capire se c'era una disponibilità da parte della Giunta. Partiamo da una premessa, dal fatto che la tutela della salute delle donne è parte integrante dell'universalità del Servizio Sanitario Nazionale e che dobbiamo avere cura perché il benessere delle donne è alla base del pieno sviluppo della nostra società. L'Italia è una delle nazioni più longeve al mondo e le donne vivono più a lungo degli uomini. Di qui l'importanza della promozione della tutela della salute della donna attraverso tutte le sue età, fin dalla tutela del nascituro e tutti i contesti, da quello scolastico a quello lavorativo. La prevenzione, intesa come sani e corretti stili di vita, e la prevenzione oncologica attraverso l'adesione ai programmi di screening, sono determinati per migliorare ed evitare malate e malati in futuro. Queste sono le parole che ha pronunciato il Ministro della Salute nella Giornata Nazionale della Salute 2023. Sono soltanto in due regioni e in una provincia autonoma la disponibilità di consultori è in linea con quanto previsto dal legislatore, e in 7 regioni l'utenza è più che doppia rispetto a quello che prevede appunto la legge. Nei consultori la presenza media settimanale per un'utenza di 20.000 residenti è di sole 24 ore per la figura dell'ostetrica, di circa 15 ore per quella dello psicologo, di 11 per la figura del ginecologo e 10 ore per la figura dell'assistente sociale. Questi sono dati della media nazionale. Il numero medio nazionale di utenti dei consultori è pari al 5% della popolazione. Solo il 3% della popolazione maschile e il 7% di quella femminile in età adolescenziale si rivolge ai consultori. Questo è un dato che credo debba un po' preoccuparci e farci alzare l'attenzione su questo tema. L'ostetrica di famiglia o di comunità potrebbe contribuire significativamente a colmare un deficit di assistenza che vede i seguenti dati nazionali. Il 15% delle donne soffre di vulvodinia, il 10-15% in età produttiva sono affette da endometriosi, le donne con diagnosi conclamata sono almeno 3 milioni, il 25% delle donne soffre di incontinenza urinaria, il 30% delle donne soffre di prolasso sopra i 50 anni, il 33% delle madri non si sente adeguatamente assistita dopo il parto, il 41% delle donne dichiara di aver subito pratiche lesive della propria dignità psicofisica durante il parto, il 50% delle donne soffre di cistiti, il 70% ha problemi di diversa natura dopo il parto, il 75% soffre di vaginiti. Considerato che l'ostetrica di famiglia o di comunità potrebbe contribuire significativamente a colmare anche il deficit di assistenza sulla infertilità, si stimano infatti dati piuttosto pesanti, dal 30 al 50% delle donne infertili o con difficoltà a concepire soffre infatti di endometriosi. Il picco si registra intorno ai 25-35 anni, ma la patologia può comparire anche in fasce di età più bassa. La diagnosi arriva spesso troppo tardi, attraverso un percorso lungo e molto dispendioso, il più delle volte vissuto anche con gravi ripercussioni di carattere psicologico per la donna. In Italia circa il 15% delle coppie sono infertili. L'infertilità può dipendere in egual misura dall'uomo e dalla donna. Tra le cause ci sono spesso delle patologie che sono prevenibili e comunque facilmente curabili se affrontate tempestivamente.
Nel 20% dei casi di infertilità non esiste alcuna causa apparente che possa impedire una gravidanza, quindi si parla di infertilità idiopatica. Nel complesso queste percentuali, fino a 20 anni fa, erano dimezzate. Il 6% delle donne decidono di non avere un secondo figlio dopo l'esperienza negativa del primo parto. Da uno studio nazionale sulla fertilità del Ministero della Salute emerge che solo il 6% degli adulti sa con esattezza a che età inizia a ridursi la fertilità nella donna e sa che l'85% degli adolescenti predilige internet come fonte di informazione sul tema della fertilità e della salute riproduttiva e che solo l'11% si rivolge a un medico. Evidenziato che nei prossimi 7 anni ci saranno circa 18.000 medici di medicina generale in meno e che soltanto l'8% dei pediatri di libera scelta... Tempo. Sa, 5 minuti, ma l'ha già... Sono 7, no? No, 5. 7. Sono l'8% dei pediatri di libera scelta di medicina generale ha partecipato a eventi formativi di aggiornamento in materia di tutela della fertilità e di salute riproduttiva, che i dati dal Malaura evidenziano che solo il 48% di laureati in ostetricia esercita poi questa professione, quindi un disperdio di competenze di regioni e di risorse, ricordando una serie di situazioni che spero l'assessore avrà guardato guardando questo mio documento. Ecco, vorrei sollecitare, visto che sono stata richiamata al rispetto dei tempi, sapere se c'è la possibilità e se la volontà di promuovere l'avvio di un progetto pilota per provare ad inserire questa figura dell'ostetrica di famiglia o di comunità nel nuovo piano sanitario regionale e nel nuovo assetto di medicina territoriale. Grazie. Prego, assessore Coletto, per la risposta. Grazie, Presidente. In materia di servizi per la salute dei minori, delle donne, delle coppie e delle famiglie, preme richiamare da ultimo la delibera regionale 1329 del 14 dicembre 2022, avente come oggetto appunto approvazione del documento di riorganizzazione assistenziale territoriale in Umbria, come indicato nel DM 77 del 2022. Tra i cardini della riorganizzazione dell'assistenza territoriale figura il consultorio familiare, che mira a rappresentare il punto nodale per la presa in carico della gravidanza fisiologica, nonché il punto di partenza e di arrivo di tutto il percorso nascita. Inoltre il servizio di promozione e prevenzione di riferimento per garantire le cure primarie nell'area della salute sessuale e riproduttiva, psicorelazionale della donna, della coppia e del minore. Svolge quindi un ruolo centrale nell'integrazione sociosanitaria in collaborazione con altri servizi del territorio dell'ospedale, nonché con istituzioni pubbliche diverse quali le scuole, associazioni di volontariato, organi giudiziari, fondamentale per lo sviluppo di tutte le funzioni attribuite dalle normative è la presenza di adeguate equip costituite da medici, ginecologi, ostetriche, psicologi, assistenti sociali, infermieri e mediatori culturali. L'approccio multidisciplinare li rende presidi di straordinaria attualità e potenzialità per la salute pubblica, proprio per la capacità di cogliere i nuovi bisogni emergenti nella popolazione. Si precisa infatti che nel DM 77 del 2022 si fa sempre riferimento alla sola figura dell'ostetrica che opera nel consultorio familiare per gli ambiti di attività previsti nei livelli essenziali di assistenza, con interventi caratterizzati da un approccio multidisciplinare e olistico, nonché da un'attenzione alla complessità dello stato di salute della popolazione, anche attraverso la qualità dell'accoglienza, dell'ascolto e della comunicazione e alla loro capacità di realizzare programmi di promozione della salute e assistenza volti anche alla presa di consapevolezza delle persone e delle comunità. Pertanto, con riferimento alla specifica domanda sul progetto pilota, si evidenzia che a tutt'oggi non ci sono indicazioni normative per prevedere negli atti di programmazione la figura professionale dell'ostetrica di famiglia e di comunità nei servizi. A tal proposito si richiama il disegno di legge 2076-2021 presentato dalla senatrice Boldrini per l'istituzione
della figura professionale dell'ostetrica di famiglia e di comunità, ma nel DM 77 2022, intervenuto successivamente, di riforma dell'assistenza territoriale, non lo ha disciplinato, cioè non ha preso atto di questa proposta. Con l'attuazione del DM 77, che determinerà nella regione dell'Umbria a strutturare il consultorio familiare come previsto dalla DGR 1329 del 2022, che nello specifico prevede che il consultorio familiare possa essere contemplato e possa essere sistemato all'interno delle case di comunità, insieme agli infermieri di comunità, insieme ai pediatri di libera scelta, insieme a tutta la struttura che dovrà seguire il territorio. Quindi, qualora si decidesse di fare anche una sperimentazione per quanto riguarda l'ostetrica di famiglia, sarebbe un duplicato, una sovrapposizione di quello che è già previsto nella delibera del 14 dicembre 2022. Quindi con la delibera DGR 1329 del 2022 si determinerà lo sviluppo di ulteriori competenze della figura professionale dell'ostetrica sotto il profilo del funzionamento all'interno del consultorio familiare e di piano di integrazione con gli altri servizi sanitari, territoriali e ospedalieri in grado di sostenere l'integrazione sociosanitaria, territorio ospedale ed altri servizi del territorio con approccio d'équipe intersettoriale, multiprofessionale e multidisciplinare. È chiaro che qualora verrà normata la figura dell'ostetrica di famiglia, saremo ben lieti di accogliere anche i finanziamenti destinati a sostenere questa figura e di inserirla in quella che è la struttura della casa della salute, quindi ulteriormente più vicina a quelle che sono le necessità delle donne. Grazie. Prego, consigliera Porzi, vuole replicare? Prego, invito i consiglieri a prendere posto in aula che inizia la seduta ordinaria. Ho capito poco della risposta dell'assessore perché lei parla a bassa voce, io probabilmente ho qualche problema di udito e i miei colleghi con il loro brusio... Magari consigliere se ne è d'accordo e l'assessore allora, d'accordo gli può dare... Mi dà sicuramente la risposta, però siccome, guardi, mi ritengo, ho capito la parte terminale nella quale dice che non è previsto dalla legge, pertanto aspettiamo se ci sarà questa possibilità dalle norme nazionali. Ecco, trattandosi di una richiesta che non nasce da una mia specifica esigenza, ma dall'aver raccolto alcune sensibilità, io intanto chiedo al Presidente del Consiglio, sulla base di quanto prevede il nostro regolamento interno appunto rispetto all'articolo 90, di trasformare questa interpellanza in una mozione che verrà scritta nel prossimo Consiglio per darci modo magari di dibatterne collegialmente anche con i colleghi. Grazie.